siamo a Miami, o Miami come la chiamano qui, per due giorni. Siamo a Miami sulla Ocean Drive e questa mattinata faremo un giro per la città, nella zona del Mar Rosso e altre zone di Miami. Questo pomeriggio invece andremo a vedere gli Everglades. Studiamo come organizzare al meglio i tempi, godendoci la famosa spiaggia. Poi partiamo in macchina, la scoperta del quartiere Art Deco, quasi familiare, dopo averlo visto per anni in numerosi film, fu il più famoso Scarface. La città non è banale come ce l'aspettavamo. È la capitale finanziaria dell'America Latina. La cultura ispanica è ovunque. A partire dallo spagnolo, che qui lo parlano tutti, prima ancora dell'inglese. Un po' sul tour delle case delle celebrities a Miami. Da Miami Beach ci spostiamo sulla terraferma, Miami Downtown, Coral Gable, Little Havana. Incontriamo i nostri amici che dall'Europa si sono trasferiti qui. Claudia, spagnola, è arrivata qui 5 anni fa da Londra e ha messo su famiglia con Javier. Gerardo, argentino invece, prima viveva a Barcellona, è arrivato da pochi mesi. Entrambi sono arrivati per lavoro e qui ha prospettive di carriera più rotte di quelli che avevano in Europa. No, però a me Barcellona mi piace, per infatti. Però qua per andare in Argentina è facile. A Barcellona qua ho expectation e lavoro di qua 2 anni, 3 anni, fare parte di questo, un'altra roba a Barcellona, non c'è niente. Finalmente dopo tanti anni una delle cose che da bambino si sognava di fare, l'overcap sulle paludi. Le Everglades sono una vasta regione paludosa all'estremità meridionale della Florida, che possono essere raggiunte da Miami in meno di un'ora. Il modo più divertente per girarla è andare a bordo degli overdraft, come si vedeva fare nei telefilm americani degli anni 80.